Una doppia esplosione fa strage in un mercato nella città di Gombe, nel nord-est della Nigeria. L'attentato è avvenuto nella regione dove imperversano i miliziani islamici di Boko Haram e ha provocato almeno 50 morti. Molti feriti sono in condizioni critiche. Al momento della doppia deflagrazione, il mercato era affollato di donne e bambini. Nella regione a maggioranza musulmana, in tanti si preparano a celebrare la fine del Ramadan. Lo stato di Gombe confina con Borno, Yoba e Adamawa, dove i jihadisti vogliono instaurare un califfato islamico. Boko Haram fa paura anche al Camerun, dopo l'ennesimo attacco suicida di due donne kamikaze che ha provocato 11 morti. Nel nord è stato vietato il velo integrale. Il mese scorso un divieto simile è stato introdotto anche in Chad.